una puntata particolare di Polifemo. Ci vogliamo occupare della costituente, delle idee del movimento possibile dell'onorevole Civati. Siamo qui a Roma e questa costituente delle idee rappresenta davvero una fucina, appunto, di idee, di proposte provenienti dal basso. Noi non siamo schierati politicamente, ma vogliamo osservare le varie realtà politiche così come si stanno muovendo, soprattutto alla luce della scissione avvenuta nel PD e alla luce della ricostruzione, per così dire, di una Cosa Rossa. Onorevole Civati, la costituente delle idee, uno strumento di partecipazione dal basso in un sistema in cui assistiamo a certi diktat, Renzi docet, beh, uno strumento per ascoltare le istanze della gente. Sì, infatti, per rappresentare le competenze che sono diffuse in questo Paese, che non si riconoscono nella politica, che sicuramente non si riconoscono soltanto nell'avere un leader carismatico. Non è solo Renzi, anche Grillo decide il destino di Roma quando arriva, Berlusconi l'ha sempre fatto, anche chi si candida come volto emergente nel panorama politico lo fa sempre partendo da se stesso. Noi proviamo a partire dal Paese, dalle competenze che può esprimere, anche da una rappresentazione più libera, più laica della politica. Lo facciamo anche qui con una rottura dello schema, partiamo dai contenuti e non dalle sigle. Non ci interessa parlare dei rapporti con il PD, questione che abbiamo risolto tanto tempo fa, vedo che altri stanno guadando il Rubicone con qualche difficoltà, e lo facciamo aprendoci a tutti in due direzioni: che questo programma della Costituente tenga conto, 200 interventi, quasi 1000 partecipanti, 3 giorni di lavoro molto denso e molto appassionante, lo potrà verificare, quindi è aperto al contributo da fuori e nello stesso tempo è aperto perché lo offriamo anche ad altri. Ecco, questo è un po' lo spirito anche con cui ricostruire il campo della sinistra. Si parte dalle battaglie, dalla coerenza, dalla limpidezza del messaggio e non da strane formule alchimiche che non capisce nessuno. Parliamo di alleanze, sta per nascere questa nuova realtà, questa cosa di sinistra, come vi collocate? Ci sarà un dialogo con Sinistra Italiana? Beh, con Sinistra Italiana il dialogo c'è da tempo, mi pare che il congresso abbia per certi versi risolto le loro contraddizioni nei rapporti col Partito Democratico e non solo, forse ci sono delle questioni da verificare perché, come sappiamo, si sono divisi molti rappresentanti. Secondo me, ve la dico con uno slogan così ci capiamo, intorno ad un progetto come questo e da altri ovviamente, ma insomma con l'idea di rivolgerci soprattutto alle persone, non ai politici, e soprattutto attraverso cose da dire e non formule strane, costruire un'unica lista a sinistra che possa rappresentare chi non si sente rappresentato e che abbia, se rimarranno i 100 collegi dell'Italicum, perché alla fine l'Italicum, il Consultellum, insomma ancora quello lo schema, ci siano 100 leader, 100 persone competenti, scelte non solo perché sono amiche o amici di qualcuno in particolare, ma perché hanno qualcosa da dare al Paese. Uno schema che, se vuole, rovescia in positivo quello che abbiamo visto con certi tentativi, certi cantieri, e anche con il Movimento 5 Stelle, che però difetta, mi pare, sia in linea politica che in democrazia interna e anche in qualità dei suoi rappresentanti. Massimiliano Pasquini, della Unione Inquilini, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi, sindacati di categoria. Il possibile in questi 3 giorni, nella giornata di domenica, ha affrontato, sta affrontando il tema delle strategie abitative ed urbanistiche, è una tematica particolarmente ricca, e ridisegnare il tessuto urbanistico, come? Ma è fondamentale, portando a un riutilizzo pieno di quello che è esistente. Bisogna abbandonare le politiche basate sui piani regolatori, sulle aree, che cementificano ma non danno nessuna possibilità di risposta concreta ai precari della casa. Bisogna puntare al riutilizzo dell'esistente. Esistono centinaia e centinaia di immobili che sono pubblici e lasciati nel degrado. Riportare questi immobili all'utilizzo potrebbe significare rispondere a esigenze abitative di migliaia e migliaia di famiglie. Così evidentemente finora le cose non sono andate in Italia.
No, tutt'altro, si è costruito molto, si è costruito per la speculazione edilizia senza dare nessun tipo di risposta, tant'è che noi ancora oggi abbiamo 650.000 famiglie collocate utilmente nelle graduatorie per una casa popolare e a queste famiglie non vi ha dato nulla perché noi ne realizziamo al massimo 1.000 l'anno, è ovvio che questa situazione è insostenibile. David Tozzo, portavoce qui a Roma di Possibile. Stiamo parlando, ci stiamo occupando di strategie urbanistiche ed abitative, la visione di Possibile in materia. La visione di Possibile parte da un consumo di suolo zero. Noi non vogliamo consumare il suolo esistente, ci sono immobili che sono già a disposizione e sono lasciati all'incuria completa, che possono essere riutilizzati per fare politiche di housing sociale, per dare a tutte le persone una casa che in questo momento non hanno e perché non viene fatta dal governo, dagli attuali governanti e dai governi che si sono succeduti nell'ultimo 25 anni o fin dai tempi dell'equo canone, alcuna politica strutturale per la casa. Poi assistiamo a scene penose, quelle di famiglie che giustamente chiedono l'alloggio. Stiamo parlando di un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto alla casa, e questa gente elemosina un qualcosa che invece è un proprio diritto. È un diritto non solo sancito dalla Costituzione, ma di recente, non più tardi dell'anno scorso, dalla Convenzione delle Nazioni Unite. Quello alla casa è un diritto primario perché noi spendiamo in casa più della metà delle nostre esistenze. E la cosa più drammatica è che queste case ci sarebbero, vi sono immobili. Vi sono centinaia di migliaia di immobili che in Italia sono inutilizzati perché c'è un'incuria da parte del legislatore, c'è una non legislazione, la legislazione in tema abitativa di casa in Italia viene fatta solo nell'ottica della tassazione, nient'altro che tasse, mancano politiche strutturali per la casa, case che ci sono e potrebbero essere abitate da persone che hanno un disagio abitativo grave. Tanti dibattiti, tanti convegni, tanti relatori, ma non dobbiamo dimenticare la militanza, la base, coloro i quali si rimboccano le maniche e sono qui al tavolino con i vari gadgets che sono una forma di sostentamento per il partito. Siamo in compagnia di Maurizio Scarpa. Ecco, Maurizio Scarpa, vedete, con tanto di accredito. E allora, oggi è, come dire, la torta è bella e pronta, la tavola è imbandita, per così dire, ma dietro c'è un lavoro retrostante, c'è un impegno capillare per arrivare ad un risultato compiuto come quello di oggi. Certo, allora noi siamo un partito che si basa moltissimo sulla partecipazione dei militanti e la dimostrazione è che noi qui siamo moltissimi, tutti direttamente coinvolti. Il punto di forza è che abbiamo una struttura interna, un'organizzazione in cui siamo tutti direttamente coinvolti e ci sentiamo parte attiva all'interno del processo di costruzione delle idee e della realizzazione di questi eventi. Tanto impegno e la militanza è un qualcosa che si ha dentro. Sì, assolutamente, la sentiamo tutti come una partecipazione vera e non è solo un fatto di partecipazione formale, ma siamo tutti realmente coinvolti, ci riuniamo periodicamente all'interno dei comitati, delle nostre strutture territoriali per raccogliere anche le idee chiaramente delle persone che non sono presenti qui oggi, ma che sono presenti all'interno del territorio. Siamo proprio all'entrata della struttura che ospita la Costituente delle Idee, vogliamo sentire un po' la base, il cuore pulsante, le reazioni? Beh, è sicuramente un modo per creare un rapporto tra la politica e la base, per vedere le idee che ci sono anche alla base, per poter poi costituire qualcosa che possa essere interessante per da portare come progetto politico. Una partecipazione appunto che coinvolge i semplici militanti e anche i semplici cittadini. Certamente, certo, questo è lo scopo principale. Il suo pensiero, una donna Possibile, pone tanto sull'uguaglianza, sul principio dell'uguaglianza. Sì, l'uguaglianza infatti anche nel simbolo di Possibile. Uguale.
No, sono stati giorni in cui finalmente abbiamo parlato di contenuti, perché spesso vediamo un dibattito incentrato sui posizionamenti, sui gruppi parlamentari, mentre c'è bisogno a sinistra di proposte concrete per risolvere i problemi dei cittadini. I cittadini sono interessati a delle soluzioni, non alle tattiche. Suo pensiero? Sono d'accordo, è un modo per appunto mettere insieme non solo i singoli cittadini ma anche il mondo delle associazioni, che ha tanto da dare perché è competente sui singoli settori. È un modo per mettersi insieme intorno a un tavolo, non appunto per tattica ma sulle idee e su cose concrete. Franz Foti, componente del coordinamento nazionale di Possibile. Ci si sta occupando di sanità e di welfare, due temi che dovrebbero essere alla base di uno Stato sociale, ma così non è purtroppo in Italia. Basti considerare un esempio evidente, quello che viene maggiormente percepito, quello delle liste di attesa, per esempio. Sì, certo. Qual è la visione di Possibile? Ma sa, la nostra è una visione che cerca di avere un approccio olistico, nel senso di globale, della visione rispetto alla salute e alla sanità. Noi ovviamente siamo per una sanità pubblica, riteniamo che per questo bisogna intervenire in maniera molto seria rispetto al sistema sanitario, cosa che in Italia non avviene da ormai più di 30 anni. Sono state fatte tutta una serie di piccole riforme che sono per lo più dei tappabuchi o con un ripensamento generale del sistema. Le liste d'attesa sono uno dei tanti aspetti negativi in questo momento in diverse regioni italiane del nostro sistema sanitario, però non è possibile fare interventi a spot su questo o quel problema, bisogna ripensarla globalmente. In realtà noi ci occupiamo oggi, questa mattina, con diversi esponenti del mondo della sanità di questo argomento, ma ce ne siamo occupati in tutti e tre i giorni, perché noi riteniamo che la salute nasca da un approccio globale che interviene nel welfare in generale, ma anche nel lavoro, nell'economia, nell'ambiente. Sono tutte cose che sono determinanti di salute in realtà. Nei paesi europei, in certi paesi europei, paesi civili, diciamocelo, proprio la cifra, no, di livello della civiltà di un paese la si misura con la qualità della sanità. In Italia non è così. Se dovessimo misurarla in questi termini avremmo dei grossi problemi, perché insomma dagli ultimi dati sull'Osservatorio Europeo sui sistemi sanitari noi sappiamo che il 6% della popolazione italiana denuncia di non avere accesso alle cure per motivi economici. Per quanto riguarda le cure generali, se guardiamo le cure odontoiatriche, è addirittura l'11%, quindi vuol dire più di una persona su 10 che dichiara di non avere accesso alle cure per motivi economici. Siccome noi ci vantiamo di avere un sistema sanitario nazionale che dovrebbe essere pubblico e universale, evidentemente questo pone un problema molto serio dal mio punto di vista, ed è il principale problema che dobbiamo andare ad aggredire in questo contesto. Marco Filippini, portavoce di Aria Nuova Firenze, il suo pensiero su questa costituente. Sì, allora trovo che sia veramente il succo della democrazia riuscire a organizzare un evento partecipato come questo. Giorgio Gaber diceva libertà e partecipazione. Noi qui con questi tavoli da venerdì parliamo di temi come un partito in teoria di sinistra dovrebbe fare. La politica si sta concentrando in questo periodo troppo su uscite, entrate, uscite di emergenza, giochetti. Il riferimento ovviamente è al PD. Noi troviamo che la questione centrale da affrontare sia quella dei temi. Abbiamo parlato di diritti civili, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di laicità, che è un tema veramente molto importante, che sembra essere rimasto smarrito nella sinistra. Basti pensare a quello che è successo con la legge 194 di recente, con insomma, il governo stesso che non si è schierato proprio a favore di una legge e un diritto che dovrebbe essere garantito alle donne. Ecco, noi pensiamo e riteniamo che questi temi debbano tornare centrali, che si debba tornare a discuterne e che la politica debba concentrarsi su questioni veramente prioritarie, parlare con le persone, portare fuori le istanze delle persone. E proprio in questo senso, in questi tavoli, hanno parlato associazioni, hanno parlato persone comuni che volevano in qualche modo dare il loro contributo perché queste istanze venissero poi portate appunto dal basso verso l'alto in Parlamento, per quanto possibile.